Fanatici dei manga, fanatici dei cosplay, ma dico, ma perché non parlate mai degli altri fanatici? Questa cosa non riesco proprio a capirla, cioè pare che veramente ogni tanto deve uscire il video di qualcuno che parla male dei fanatici del manga. Gli otaku, queste persone così brutte, meschine, specialmente su YouTube. Ogni tanto vedo qualche video, anche magari di quelli un pochino più datati, in cui si parla male, si spara a zero sugli amanti, su coloro che hanno la passione per i manga e per gli anime, e sotto una sfilza di commenti che gli danno ragione. Bravo, bravo, quelli sono proprio scemi, sono sciroccati. La cosa che mi rende perplesso, sapete qual è? Non è tanto il discorso del fanatismo, quanto il fatto che quando si parla di fanatismo si parla solo ed esclusivamente di quelle cose là, o dei nerd, o di tutta quella sfera di cliché ormai ripetuti fino al vomito e che conosciamo un po' tutti quanti. O avessi mai visto qualche youtuber che ha fatto un bel video scrivendo i fanatici del calcio, oppure i fanatici del motore, o le fanatiche della danza, o quello che volete voi, perché parliamoci chiaro, ogni passione, se estremizzata, porta al fanatismo. Vogliamo parlare della passione per una fede religiosa? Eh? Lasciamo perdere, va. In realtà la passione per i manga credo che sia la passione più normale e più tranquilla del mondo. Ad esempio, parliamo di coloro che amano fare cosplay. Ragazzi e ragazze che si travestono dai personaggi dei manga, dei videogiochi, delle serie TV. Ebbene, pensate, dietro a queste persone c'è intelletto, perché la gente deve imparare a farsi i propri abiti, quindi capacità manuali e creative all'opera. E una volta che si incontrano tutti insieme, tutti questi fanatici all'interno di una fiera, che cosa fanno? Si divertono, solo questo, si divertono, fanno conoscenze nuove, amano parlare della loro passione fino al vomito. Sì, però è la loro passione. Ma voi avete mai sentito parlare qualcuno che è appassionato di calcio? Dico che dalla mattina alla sera non fa altro che parlare del calcio, di quell'acquisto, eccetera, e quando magari gli fai un altro discorso non sa che dire, perché ormai non ha più argomenti se non quell'unico argomento che è il calcio. Ora io metto il calcio come esempio lampante perché credo che sia quello più esemplare, evidente. Prendiamo due fanatici del calcio, mettiamoli a confronto con due fanatici del cosplay e vediamo che esce fuori. Che esce fuori? Esce fuori che da una parte, come vi ho detto, c'è una grande festa, dall'altra parte si prendono a sprangate. Però lo youtuber intelligente, anzi lo youtuber furbo, non fa video parlando male del fanatico del calcio, che porterebbe a impopolarità e a poche visualizzazioni. No, questi parlano di chi fa cosplay e di chi ama gli anime, i manga, perché si sa, questo è un argomento giovane e quindi attira l'attenzione, attira le visualizzazioni, i like, i dislike. E ragazzi, per YouTube like e dislike è la stessa cosa, e se tu metti dislike a un video, comunque sia gli dai visibilità. Magari non tutti sapevate questa cosa, ecco, adesso la sapete. Quindi io personalmente schifo tutti quelli che fanno questi video stupidi, banali, prendendo un'unica passione, ridicolizzandola e facendo il loro teatrino all'interno di un video per YouTube. Il giorno in cui vedrò uno youtuber che parla invece del fanatismo a 360 gradi, quindi parlando di tutto, da chi è fanatico per ciò che mangia, a chi è fanatico, appunto, come ho detto, per chi crede in un dio, in un essere supremo, per non parlare dei fanatici della politica, che quelli, mamma mia, mamma mia, allora forse lo crederò più attendibile rispetto agli altri. Ragazzi, ditemi in un commento qui sotto cosa ne pensate, scrivete soprattutto se conoscete degli amici fanatici, fanatici per qualcosa, cioè talmente appassionati di qualcosa che non fanno altro che parlare di quella. Voglio vedere quanti fanatici riusciamo a tirar fuori. E poi voi che mi state guardando, cominciate a riflettere: come mai questi youtuber non parlano mai di tutti questi fanatici, ma parlano sempre solo delle solite cose? Perché vogliono darvi dei consigli utili o perché più semplicemente vogliono fare visualizzazioni? Venite, venite, dai ragazzi, che c'è posto, eh? Anche lei, signora, venga, prego, si figuri, questo canale è aperto a tutti, eh? Bene, mi sembra che ci siamo tutti. Adesso spegniamo le luci e cominciamo.
Ciao a tutti i matti che mi seguono e benvenuti in questo nuovo anno lavorativo, il 2016-2017. E in questo video di benvenuto voglio spiegarvi un po' i cambiamenti che già sono in corso e quelli che ci saranno, anche un po' più in là.